Ciao a tutti! In questa bellissima giornata ho deciso di portarvi con me sul vulcano La Corona, uno dei vulcani più alti di Lanzarote. Vi farò vedere dove lasciare il mezzo e il percorso per intraprendere questo bellissimo trekking. Ma prima una leggera colazione e poi possiamo metterci in marcia. Possiamo lasciare il mezzo presso l'eremo di San Francisco Javier. I posti sono pochi, quindi vi conviene arrivare presto la mattina. E dopo 160 metri in quella direzione, inizia il sentiero. L'inizio del sentiero è piuttosto facile, con una pendenza poco marcata. Molto curiose le piantagioni ai lati dello stesso, circondate da muretti per ripararle dal vento. Man mano che maciniamo i metri, la pendenza inizia a farsi sentire e possiamo osservare un paesaggio ricco di piante grasse e pietre laviche. Più si sale e più possiamo ammirare una splendida vista di Lanzarote, con il colore dell'oceano che spezza la tipica colorazione scura dell'isola. Lo spettacolo inizia quando si arriva in cima. Ad accoglierci c'è l'imponente bocca del vulcano, profonda e larga diversi metri. Sicuramente non è un luogo adatto a chi soffre di vertigini e vedere l'interno del cratere da così vicino fa una certa impressione, nonché una certa emozione. Sarebbe stato bello far volare il drone, ma la potenza del vento rendeva impossibile il decollo. Adesso potevo tornare al van. Sono appena tornato al van. Escursione al vulcano direi molto molto interessante e anche molto spettacolare. Ora vedo che qui nelle vicinanze c'è un punto di osservazione, si chiama Mirador del Rio. Vediamo com'è. Dopo soli 3 km dall'eremo possiamo raggiungere questo famoso punto panoramico. Il luogo è molto frequentato e conosciuto. Da lì possiamo avere una vista totale sull'isola La Graciosa e specialmente nelle giornate limpide la possiamo ammirare in tutta la sua bellezza. Adesso potevo riposarmi all'ombra delle palme, ma presto mi aspettavo un trekking sul vulcano più grande di Lanzarote. E così è stato. Trascorsi un paio di giorni, ero arrivato alla Caldera Blanca. Ciao a tutti! Oggi vi porterò con me sul vulcano La Caldera Blanca, il vulcano più grande di Lanzarote. Rispetto al vulcano La Corona, questo per arrivare fino alla cima serviranno circa 3 ore e mezzo di cammino. È importante prepararsi al meglio perché qui il terreno è molto accidentato per colpa delle rocce laviche, quindi è importante indossare delle buone calzature da trekking, portarsi con sé tanta acqua e anche qualcosa da mangiare. Bene, il tempo di prepararmi e mi metto subito in cammino. Il sentiero per raggiungere la caldera è molto particolare. Si cammina in un percorso roccioso, circondati da un oceano di rocce laviche, in un contesto totalmente marziano. Vari cartelli informativi danno varie informazioni sul luogo, utili per capire meglio come si è formato il paesaggio in cui ci troviamo. Sullo sfondo domina la Caldera Blanca, che la sola vista ti invoglia a proseguire per raggiungerla. Infatti essa è la meta più ambita di questo trekking. La prima tappa è la Caldereta, cratere più piccolo rispetto all'attrazione principale. Essendo direttamente sul sentiero, si può visitare immediatamente. Molto curioso il suo ingresso con il percorso che scende al centro di essa, il tutto facilmente percorribile. Una volta arrivati al bivio si può scegliere se raggiungere direttamente la cima oppure fare il giro completo attorno al vulcano. Io ho scelto di fare il giro prima di raggiungere la cima.
scelta che consiglio a tutti, poiché il percorso attraversa il deserto lavico di Lanzarote, offrendo un'esperienza più immersiva del luogo, con scorci paesaggistici ancora più interessanti. Adesso era arrivato il momento di raggiungere la vetta. La salita è immediatamente pronunciata, ma piuttosto breve. Alla fine di essa ciò che colpisce l'occhio è l'enorme apertura del cratere, 1200 metri di diametro per 445 metri d'altitudine. La vista a 360 gradi è totale e altamente spettacolare, che ripaga la fatica del percorso. Certamente non è uno spettacolo che si vede tutti i giorni, la sensazione era proprio quella di essere catapultati in un luogo alieno. Adesso avevo capito perché questa era una delle attrazioni principali di Lanzarote che richiamava centinaia di persone ogni giorno. Soddisfatto dell'impresa, potevo tornare al van. Sono appena tornato da questa magnifica escursione. Volendo si può fare anche il giro di tutta la catena montuosa e dei vulcani, come ho fatto io. Ci vuole un'ora e mezzo, due orette in più, ma ne vale assolutamente la pena perché sembra di essere completamente fuori dal mondo. Non c'è un'anima e siamo proprio nel deserto di Lanzarote. Poi come ho fatto? Dopo aver fatto questo giro io sono salito direttamente sopra la vetta della caldera e anche lì ne vale assolutamente la pena. Quindi ve lo consiglio assolutamente se venite qui a Lanzarote. Adesso mi voglio cercare un posticino un po' più tranquillo perché qui vedo che è un po' troppo movimentato. Almeno posso cucinare e riposarmi. Vediamo cosa riesco a trovare. Durante il percorso c'era un supermercato, ne ho approfittato per prendere un po' di pane e due arance, viste mi mancavano. Bene, adesso vediamo di trovare un posticino tranquillo. Ragazzi, spottino trovato e devo dire anche spot veramente fantastico, guardate. Laggiù c'è il mare con la scogliera anche da tutta quell'altra parte. Laggiù c'è anche il van di Francesco, un famoso youtuber italiano. Beh, che dire, spettacolare. Adesso mi cucino qualcosa e poi giustamente mi riposo un pochino. E così la giornata stava giungendo al termine. Un altro splendido giorno era passato sull'isola di Lanzarote, tra maestosi vulcani e panorami idilliaci. Adesso potevo godermi il suono del mare. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciarmi un like e di iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo alla prossima avventura!